karaoke libero con una canzone che ci piace molto. Facciamo un intro per chiamare le forze. So che siamo contro un gigante in questo momento di karaoke, quindi sarà difficile, però noi ci proviamo. Quanto bel pubblico abbiamo qua davanti a noi. Ce la cantiamo per noi. E l'intro fa così: "You've come on a very special night. It's one of the master affairs. You are lucky. We are lucky. We're all lucky." Stavo guardando che il nostro tecnico è lì che si prepara, ma no, ma noi infatti stavamo andando. Dai, Davide, sono 27. Noi stavamo facendo le prove di doppiaggio. I gadani. Molto bene, molto bene. Quindi ricordiamo appunto che ci sono vari tipi di canzoni, quelle dei cartoni animati, quelle... Ah, è già qua? Eccoci qua. È partita? È partita. È bello perché lo guardiamo come se avessimo bisogno di leggerlo, però... No. Ah, pensa a te. Non lo sapevo che avremmo cantato questa. È arrivata. Forse è arrivato l'audio. It's astounding. Time is fleeting. Madness keeps control. Oh, yeah. But listen closely. Not for very much longer. I have got to keep control. I remember doing the time warp, drinking those moments when the blackness would hand me and the void would be calling. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Just a jump to the left. Step to the right. Put your hand on your hip. It means an easy sight. But it's a perfect trust. They really drive you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's so dreamy. All fantasy free me. So you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention, well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip, and nothing can ever be the same. Your space out in sensation, like you're at the sedation. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Walking down the street just to having a thing, when a snake of a guy gave me an emo wig. He shook me up, he took me by surprise. He had a pickup truck and a dinosaur size. Instead of me and I felt the same. Time your hand up your hip. It means an easy sight, but it's a perfect trust. It really drives you insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Woo! Oggi non ti posso accompagnare per terra, ma lo farei. Dopo questa intro io vi lascio, ma chiamiamo sul palco la prima concorrente. Che non è una concorrente, perché è un karaoke libero. Concorrente libera. La prima canterina. La prima canterina. Chi è la canterina? Allora, chi è il Merida, primo nome? Merida, vieni tra noi. Merida. Vieni con noi sul palco. Vieni con noi, Merida. Ma ci canti Eccoci la canzone qua. Di Merida? Boh, io no, morta. No, canta morta, Heidi, canta morta. Heidi. Ma se volesse cantare qualcos'altro?
Ho capito, però era bello che ci cantasse la canzone di Merida. Merida. Vuoi svelare come ti chiami veramente? No, se non vuoi non lo dici. Alessandra, sono la prima di voi. Ah, Alessandra. Sì. Pensa a te. Pensa. Ah, bello, no, è bel nome. Sì. Ecco, okay. Va bene, noi siamo sì, sei pronto, vuoi cantare, ti va? Non aspetti nient'altro da un'ora, quindi ok, ci leviamo. Noi ci leviamo dalle balle, guarda. Okay. Buon divertimento, ciao. Grazie. Ciao. Canzone Disney con meno testo in assoluto. Un applauso per Merida. Anche grazie, detta, grazie. Anche una detta delle mie preferite, Alessandra. Quindi ma bravissima, bravissima, assolutamente. Grazie a te, grazie tante. E noi siamo sì, assolutamente, se no lo prendo io, non ti preoccupare. Ci sentiamo tutti un po' più rossi di capelli stasera, grazie Merida. Io sì, abbastanza. Ma tu sei rossa di capelli. Poi questo sole puntato proprio mi sento... A me basterebbe essere capelli. Vabbè, non anche fa niente. Anche senza rosso. Anche senza qualsiasi colore, andrebbe bene. Allora, chi abbiamo tocca? Abbiamo una lista di presenze... So che ce l'ha Davide. Davide, chi di tocca? Di prenotazioni. Martina. Sei tu Martina, vieni. Martina che sale sul palco con un balzo da gazzella, ecco la gazzella con le scarpine verdi, perfetto. Martina, cosa ci canti? Le verniciate tu, bellissime, infatti sono belle, belle. Martina, come ti chiami Martina? Ero curiosa. Il cosplay? Ma come vuoi, poi invertiamo le parti, prima abbiamo detto il cosplay e lei ci ha svegliato il nome, abbiamo detto il nome e ci svegli il cosplay. Ok, allora, mi chiamo Martina e però sono vestita da Mao Mao dai Diari della Speziale. Ok. Da Mao Mao di? I Diari della Speziale. Va bene, non l'ho ancora visto, non l'ho letto, non lo so. Ma ce lo guardiamo adesso sul video. Stasera dopo cena come prima. Ormai infatti, mettiamo le cose in coda da vedere stasera. Cosa ci canti di bello? Allora, se la canzone è quella lì, la terza sigla di Yu-Gi-Oh! Ah, giusto. 5DS. C'è una cosa che ha chiesto prima Martina, quella canzone che abbiamo in repertorio di Yu-Gi-Oh! È quella lì o quella là? E non ho saputo rispondere. Adesso lo scopriamo insieme a te, guarda. Funziona così, che ascoltiamo se è quella che ti piace. È questa? È lei. Molto bene. Ah, noi ci spostiamo, un applauso per Martina! Grazie. Yu-Gi-Oh!
scegliere, un duello da vincere, il destino ti guiderà, grande astuzia e velocità, per due runner can fly, io tra le stelle andrai, io sempre salirai, io sai combattere, io tu puoi vincere, il tuo drago di stelle di polvere, più potente al tuo fianco ritornerà, io ti riscatterà, go la tua vita avrai, io sei fighting for, io fighting for your life, io c'è destiny. Scontro è da vincere, aspetti le regole, il destino ti premierà, battaglia di forza ed abilità, tua partita sarà, io tra le stelle andrai, io sempre salirai, io sai combattere, io tu puoi vincere, il tuo drago di stelle di polvere, più potente al tuo fianco ritornerà, io ti riscatterà, il mio la tua vita avrà, Yu-Gi-Oh! Fianco ritornerà, io ti riscatterai, la margò la tua vita avrà, io sto fighting for, io fighting for your life, io it's your destiny, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Woo, grandissima Martina! Arrivo con calma, arrivo, sì, perché oggi fare. Non ho abbastanza fiato per fare sta canzone. Ma l'hai fatta benissimo, quando hai fiato che cosa fai? Cioè mi tiri fino all'anno prossimo? Cosa? Non ho la capito. Canzone era quella giusta. Ma sì? La canzone era quella giusta. La canzone era giusta, lei l'ha fatta bene, non ho capito se quando sarà in forma cosa farà, non lo so. Ah, non avevo lo sentito il commento. Scopriremo a Como. Okay. Scopriremo a Como, dove ti aspettiamo, perché ci siamo noi. Se c'è tempo dopo puoi anche cantare un'altra, se sì, ti va, no? Pensaci, tu pensaci. Resta con noi e pensaci. Lei era Martina che ci ha cantato Yu-Gi-Oh, quella giusta. Esatto, io mi sembra di aver visto sull'elenco che ci fosse Miriam, sì, dovete giusto, sapere che Miriam? C'è una Miriam. Guarda che corre. Miriam, ciao Miriam, vieni con noi. Corre, Batman. Allora, Miriam, qual è il tuo cosplay? No, sto scherzando. No, me stessa. Grande, uguale. Però è se stessa con le orecchie da elfo. Ma infatti mi sembra... Infatti. Oh, sì. Miriam. Perché dovete sapere che Miriam è in realtà è un elfo che interpreta Miriam. È elfico, no? Quello, l'orecchino. Certo. Ma allora non interessa, allora interessa sapere che cosa vuoi cantare, no? Giusto? Sì. Io ho visto cosa canta e sono contenta, però lo chiedo a lei così ce lo dice lei. Oltre l'orizzonte di Oceania. Wow! Che bella. Io mi levo, guarda, Miriam, ti lascio tutto il palco. Noi facciamo l'acqua, eh? Andiamo. E poi cade dalla scala. Ripartiamo da capo. Ho detto vuole cantare in playback. No, non sento. L'acqua segna un confine nascosto, oltre cui non mi spingo. Il mio mondo è tutto qua. In me c'è una figlia premurosa, ma vorrei più d'ogni cosa, a
avere la libertà di fuggire via, di esplorare il mare. Non succede mai, nulla può cambiare, ma mi fermerò quando troverò il posto adatto a me. L'acqua sembra chiamarmi a sé per nome, ed io non so dov'è che andrò. E anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi. Lo seguirò. È un lungo viaggio quello che affronterò, però tutti paiono felici qui, non cambiano mai niente. Penso ti ci abituerai. Hanno quei bei volti sorridenti, sono sempre contenti e appartengono ormai. Posso comandare, lo dimostrerò, mi saprò adattare se mi impegnerò. Ma la voce dentro che grida non riesce fuori. Credo che quella luce potrà guidarmi, stavolta no, non mi amparò. Sembra quasi che speri anche lei di trovarmi, la cercherò. Cosa ci sarà che mi attende? L'orizzonte mi chiama a sé per nome, ed io non so. Bravissima! Tripudio! Ma c'hai senti fatto... un po', Miriam, ma tu e Martina siete qua anche domani? No. Porca malezza, no? Però! E dai, è Miriam! Allora, però, chi di voi ha una vedo. Corda per legare Miriam qua? Fino a domani! Praticamente tutti quanti quelli che partecipano al karaoke non competitivo sono precettati anche per la gara cosplay. Non lo sapevi? Per la gara cosplay o per la gara karaoke? Cosplay. Infatti, per la gara cosplay e per la gara karaoke. Dice il magazzino, Miriam, se ti vuoi avvicinare ti chiudiamo dentro. Perfetto. Vabbè, a parte gli scherzi, grazie mille per essere stata con noi. Benissimo, allora mi sembra che la prossima sia Melania, giusto? Perfetto, la guarda è la Melania. Che arriva, prontissima. Melania, sali, vieni con noi. Attenzione alle scale. Oh, le scale l'ha fatta, è la parte più difficile è andata. E scenderle poi le scale. Adesso sì, è tutto in discesa. Ciao Melania. Ciao. Il tuo personaggio chi è? Un misto tra me e Pan di Dragon Ball. Vedi, questo qua è una via di mezzo. Un po' Melania, un po' Pan. Come nel Signore degli Anelli, c'è la terra di mezzo. E lei sta là, perfetto. Sì, mi allontano e tu fai tutte le domande che vuoi. Melania, cosa ci canti? È una storia assai. Io lo so, tu? Io adesso l'ascolto. Perfetto, io mi levo, guarda, vado anche in retro. Pip, pip, io pure anche. Pip, buona cantata, buona cantata. Grazie. Melodia.
ma stai pure che mi piace vederti lì, comunque va bene. Bravissima. Grazie, volevo... Melania, era un bel momento romantico, non volevo interrompere. Stavo proponendo di fare il Gino Paoli della situazione, però non sono degno, quindi va bene così. Tra una decina d'anni ne possiamo parlare. Sì, sarai più Gino Paoli con i baffetti. E... I baffetti, i capelli sì. bianchi ce li ho. Melania torna baffetti. Tra 10 anni e tu potrai fare Gino Paoli. Sì, la differenza di età mi sa che c'è. Però... È provato. Va bene, salutiamo Gino Paoli. Salutiamo più Melania che Gino Paoli, ma magari Gino Paoli ci sta ascoltando via web, che non lo sa. È da casa che ci segue sul loro cosplay con le dirette. Esatto, tu sai chi c'è dopo a cantare. C'è Carmine che è lì che c'ha l'ansia. Carmine ha cambiato canzone penso 6 volte. Benvenuto tra di noi, in solo 3 volte, solo 3 volte. Certo. Così volevo prenderti in giro, cosa ci canti? Lo stretto indispensabile. Va bene. Vabbè, se lo puoi dire giù. Nel senso, lo stretto indispensabile è il titolo. Ci basta sole e briciole, lo stretto indispensabile. Pensavo che dicessi, ci basta un poco di zucchero. E la più grande, giù, facciamo che ci metta in Carmine. Dopo, con divertimento. Ecco. Basta sole e briciole, lo stretto indispensabile. Ti puoi dimenticare, in fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovare quel po' di attore per cantare. Mi piace pagare, ma ovunque io sia, mi sento di stare a casa mia. Ci sono nessune natiche, il loro miele fa per me. Se sono un sasso per guarda, ci troverò le formine. Mangi le tue amiche, eh sì, sai che pezzi mangi, vicino, vicino, vicino a te, tutto ti occorre, puoi trovare, lo puoi trovare, ti basta poche briciole, lo stretto è indispensabile, e poi farti puoi dimenticare, ti serve solo il vino, e poi trovare facile. Non piatti mai, se ti bruci è brutto, ti fai male, sai. Attento ai figli d'India perché hanno tante spine, e invece sì. Tu trovi un figo che è del mare, te lo prendi e non ti farai del male. Hai capito, sì o no? Vicino a te perché ti occorre, puoi trovare, lo troverai. Vuoi cantarmi la scheda? Oh, che bello! Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà, oh sì, ti arriverà.
la scelta della canzone con la, la pausa in mezzo più lunga della, cioè, sì. Dentro ci stava tutto un numero di ballo. Ooh.
grazie. Vai Scugnizzo. Adesso tocca non a te, ma a Lorena, Damiano e Federico, orfani di Geppi. Ma Geppi tornerai sul palco con noi a cantare tra un po', no? Sì. Sì, sì, sì. Allora, io sono orfano di Aurora, però ho un valido... Sostituiamo. Sì. Siamo... Per chiamare i prossimi cantanti. Aurora si è trasformata in Arianna. Magia. Loro sono Miriam e Diego, che ci catapultano nel mondo della Disney. Ma facciamo dire loro che cosa cantano, no? Sì, infatti, no? Ho fatto solo io. Infatti, loro... volevo prevenire parole... Lascia il microfono. Parole troppo Disney. Ma cosa... Ciao, Miriam, è come se ti avessi già visto da qualche parte, ma non mi viene in mente dove. Un déjà vu, sì, sì. Cosa ci cantate di bello o di brutto? Ma penso di bello. Succia non so ce ne faccio, non ho capito. Va bene, va bene, voi siete pronti? Io me ne vado, ciao, buon divertimento. Se vuoi.
Thank you.
Che canta la canzone, tu puoi fare 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Grazie, avete coronato il mio sogno. Si è messa in grazia e uno speciale ritornello. Perfetto. Bellissimo. È stato bello cantare questa canzone con qualcun altro. Grazie a te, Martina. Se ci trovi nella prossima fiera, chiedila quanto vuoi, è sempre pronto. Scrivici quando vorresti cantare, così se lo troviamo, mettiamo. Damiano, ti lascio il microfono. Mi piace perché io oggi canto canzoni difficili solo quando non c'è nessuno. Io mi vedo dentro di te, perché sapere a memoria questa canzone. Se la canto a memoria potrei cantare così a caso, quindi noi ci proviamo, vi chiediamo scusa in anticipo. Sì, scusate pubblico, scusate. Ho bevuto, non bevete, bevete responsabilmente. Mattia, ciao, cosa ci canti di bello? Canto alla
lasci da sola sul palco. Ciao, come va? Tutto a posto? Puoi dire al microfono come ti chiami, se vuoi? Ciao Elisa. Ciao Elisa. Sono obbligata a essere qua. No, ma io starò tutto il tempo di fianco a te, se vuoi ti do anche la manina. Oppure se vuoi me ne vado, sono a disposizione, puoi tirarmi i calci se ti senti stressata. Che canzone canteresti? Riflesso di Mulan. Riflesso di Mulan, una bellissima canzone. Tu sei pronta? Sì, allora. Ferisci il microfono bianco? Tu discrezione. Oh, secondo me è meglio quello bianco, proviamo un po'. Sì, è meglio quello bianco per cantare, perché c'è un po' più di corpo, di voce. Io vuoi andare lì? Ma il testo è qua, se vuoi, se la sai a memoria è uguale. Molto bene. Un applauso per Mulan. Un applauso. Yeah.
facile la cosa. Ma sì, lo diceva lui stesso, diceva, no, fa niente, bella o niente, mi vengono anche in mente solamente canzoni che non si possono dire. Shaman King si poteva dire. Bravo, grazie Paolo. Molto molto bene. È arrivato adesso il momento, non so se di cantare una canzone, e poi questo prometto che è l'ultima canzone che cantiamo. Facciamo in power trio o sì. Torniamo nel mondo dei musical. E torniamo nel mondo del Proviamo. Rocky Horror Picture Show. Un'improvvisazione alla grande. Con forse una delle canzoni più difficili scritta da Gino Paoli, ma non canteremo stasera quella di Gino Paoli, noi cantiamo la versione del Rocky Horror Picture Show. Vediamo. Mettiamoci d'accordo sulle voci. Io faccio. Quella rosa è Arianna, quella blu sei tu, la rosa. E tu sostieni. Io lo guardo. E io faccio anche il ritratto. Io ti giudico. Va bene. Canta tutto, Max, nel buio. Fai una cosa, tu prendi il microfono, poi magari lo usi, così
Sì, mi lascio, giusto? E andiamo, mi lascio. Sui piedi in questo caso. Poi in piega non ce la faccio. Va bene.
bellissima prima giornata di Carnaval 2024. Ci vediamo.